Salve a tutti, siamo alla lezione 48 ed è l'ultima lezione del manuale. Parleremo della sonatina. La struttura di riferimento per questa esercitazione è la sonatina bitematica e tripartita. Possiamo trovare i modelli d'arte nelle produzioni di molti autori, fra questi Muzio Clementi e Wolfgang Amadeus Mozart, le cui sonatine, seppur di facile esecuzione, contengono tutti gli elementi formali della forma sonata. Esposizione con due temi, sviluppo e ripresa. Per improvvisare una sonatina sarà necessario stabilire in precedenza almeno il primo tema, il più importante, e questo lo possiamo scrivere tranquillamente. A questo è sempre riservata maggiore ampiezza rispetto al secondo. Inoltre, il primo tema identifica sempre la composizione. Noi ricordiamo sempre come comincia, non il brano in mezzo. L'esempio che segue illustra un'esposizione nella quale il primo tema di 8 misure è subito ripetuto e fiorito. Segue il secondo tema di 8 misure. Completeremo l'esempio nelle parti mancanti e poi creeremo un breve sviluppo usando elementi tematici tratti dall'esposizione. La ripresa sarà simile all'esposizione, ma dovremo suonare il secondo tema in Do maggiore per poter concludere nella tonalità iniziale. Completerò l'esempio proposto improvvisando tutto il primo tempo di una sonatina con un'esposizione, ritornello, sviluppo e ripresa. Tonalità Do maggiore, tempo 4 quarti. Primo tema. Tonalità d'impianto.
grazie per avermi seguito.